Senti, ma nato è più grave di quello che pensavi, com'è questo Latina? Messo in campo? C'è da lavorare perché dobbiamo ritrovare una unità di intenti, una lettura condivisa, un'intensità che ancora non abbiamo. Quando tu vivi un momento di difficoltà, tante volte può capitare che la testa ti blocchi invece che spingerti, e noi dobbiamo invece lavorare in maniera che la testa ti spinga ancora di più. Il secondo tempo è già un segnale positivo, però c'è tanto da fare sulle letture, sulle situazioni, su tutto quanto. È una questione più psicologica che tattica? No, a me piace concentrarmi sulle cose concrete, quindi non è psicologica, dobbiamo far meglio le cose che dobbiamo fare e fare più intensamente. Mister, ha pensato, scusa Vincenzo, no, naturalmente, visto che siamo sull'argomento, non soltanto un aspetto psicologico precario, ma anche una condizione fisica precaria, perché Latina poi è uscito bene nella ripresa, ma quando comunque il Bologna aveva finito le energie. No, non credo sia una questione anche perché nel primo tempo, scusi, arriviamo sempre secondi. Appunto, e quindi è una questione più di lettura che di gamba, perché il discorso fisico è quando appunto hai dei cali, o noi non siamo mai partiti, quindi non è un discorso di un calo, è una questione che le letture vanno fatte più intense e più determinate. Quindi il malato è ancora più grave di quello che immaginava? Non è un malato, intanto. Il malato è una squadra, un gruppo da fare, un'identità da creare, e io ieri l'ho detto, oggi qualcuno mi ha detto, ma allora dobbiamo pensare a salvarci. Io ho detto ieri che dobbiamo pensare a salvarci, non oggi. Ma non è questione di pensare a salvarci, nel senso che uno vuole lavarsi le mani e cosa. Allora, sempre ieri ho detto, l'anno scorso, di pensare a salvarci non ci ha precluso di pensare poi in grande, però consolidando quello che erano la categoria e le nostre certezze. E noi da là dobbiamo partire, non è che possiamo pensare che da certi punti di vista qual è la difficoltà in più, che rispetto all'anno scorso, tu pareggiavi 0-0 in casa, magari all'inizio andava anche bene, nei primi mesi. Adesso ti senti costretto a partire forte, a vincere. Perché sì, è vero che il desiderio è di ripercorrere un passato che però va ancora tutto dimostrato. Cioè, che non ti dà. L'anno scorso ti dava le certezze, quest'anno te le toglie. E quindi dobbiamo da là pensare a fare le cose fatte bene, ritrovare un equilibrio, ritrovare un'intensità, ritrovare uno spirito di gruppo, un'attenzione che ancora non abbiamo. Senti, sul piano tattico, una volta che Bologna ha visto che Sforzini era quello che veniva incontro alla palla, gli ha fraccabollato un difensore che non l'ha fatto più muore, a quel punto avremmo dovuto portare la palla a bene, insomma, è cosa che non c'è riuscita quando siamo ripartiti. Sì, anche se poi dopo occasioni neanche avute, non è che tu e gli sviluppi non ti hanno portato situazioni positive, perché sono state 3-4 situazioni insomma importanti. Secondo me? Sì, sì. Al primo tempo magari avessimo cercato la palla lunga, abbiamo solo giocato orizzontale senza idee, quindi alla fine non hai neanche fatto niente per creare una difficoltà a loro, però sono dati di fatto che vanno analizzati e vanno lavorati. Io appunto, continuo a non credere al discorso alla testa, non è che non credo, mi piace concentrarmi su cose concrete. Le cose concrete sono come mai abbiamo perso le marcature e lavorare su quello, come mai abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo, non tantissimissime, perché anche il secondo gol è stato un rimpallo, insomma, però pretendo più attenzione e più incisività nelle marcature. Poi come mai appunto dopo sviluppare delle idee che vanno fatte con più velocità e con più convinzione. Ha fatto degli esperimenti oggi, secondo me, per cercare di cambiare naturalmente la negatività della partita. Sì. Ha tratto delle note positive, per esempio Mariani davanti alla difesa e Pezzinari mezzala, ci sono riscontri positivi che potrà riproporre, cioè sta cercando di cambiare volto a una squadra che non riesce a portare palla avanti fondamentalmente. Sì.
poi dopo quando sei sotto di due gol devi per forza provare a spingere, e l'abbiamo fatto con un buon equilibrio, perché la prima mezz'ora del secondo tempo non ha mai concesso ripartenze, nonostante avessi tanti giocatori offensivi, non è mai concesso ripartenze a Bologna, gli è concesso gli ultimi minuti della partita. Quindi vuol dire che poi dopo sta anche a me cercare di trovare più alternative anche offensive. Dudu va visto e ha fatto insomma delle buone cose, anche se deve anche lui avere più continuità di gioco, non può andare a sprazzi, deve essere più presente nel gioco. Pettinari mi è piaciuto come atteggiamento, insomma, continua a rimanere dell'idea che il gruppo è formato da elementi di qualità, ancora non siamo squadra, e là bisogna farlo tutti quanti e in maniera molto, senza tanti pensieri, senza tanti scusi. Orizzontali e senza idee, l'impressione è che manchi profondità, la squadra è molto corta nel primo tempo e si va molto poco in profondità, come si ovvia? Poi secondo tempo ci sei andato però, quindi non è una squadra che non si può andare, devi pensare meno e fare che quello di più, in quella sembra maniera per arrivare prima in cima. Il calcio di rigore è battuto da Grimi perché avete deciso in settimana chi batte i rigori, oppure perché in quel momento c'è stato qualcuno magari che ha avuto paura come battere lì? Questa settimana, dove abbiamo preparato tantissime cose, un po' è passata questa, quindi è andata a chi si è sentito di tirarlo, magari poi sarà una cosa che anche questa dobbiamo mettere a posto. E ha visto infatti un inciso, da che mondo in mondo di solito sono gli attaccanti che calciano i rigori. Ma lui secondo me si ispira a Vidal. Prego? Si ispira a Vidal. se si ispirasse tranne i rigori a lui mi farebbe piacere, perché non è caso. E ha le caratteristiche per poter fare come Vidal, però rimanendo sempre con i piedi per terra. Il gol annullato, ha capito perché? No, ma tanto non è il discorso, continuo a non analizzare gli errori, no gli errori, le decisioni degli arbitri, ha fischiato, peccato però, non c'è niente da dire. Senta mister, una prestazione di Sbaffola soddisfatta, il suo ruolo quello di mezzala, oppure potrebbe giocare anche in altre posizioni, al di là dell'espulsione che insomma, ormai è inciso? È diventato in un momento dove c'era pochissimo spazio, e se è dato da fare, ha delle belle caratteristiche, anche lui deve trovare efficacia, per le caratteristiche che ha può fare più ruoli, però dipende anche dalla partita e dal momento, devo essere bravo nel più breve tempo possibile a trovare dove rende di più e dove fare. Ok. Ma lei ha capito qual è il problema di questa squadra, o più in generale, come diceva lei, è un problema psicologico, non fisico, ha capito anche effettivamente se ci sono dei problemi? No, io ho un'idea un po' antica del calcio, che vince chi corre di più, in questo momento non corriamo di più degli altri, ma non è una questione fisica, è una questione proprio anche di voglia di correre, cioè di intensità e di voglia di vincere i duelli, di far correre l'avversario, che ancora per diversi motivi non è consolidato in noi.